Il suo era un ritorno e l'attesa era forte. Iniziamo il giro dei protagonisti proprio da Martino Gianni. No, è stata una giostra su dei livelli alti, come mi immaginavo, non è che ci ha colto di sorpresa. È una giostra che comunque il quartiere ne aveva bisogno e già ieri alla prova, alla scena propiziatoria si sentiva questa voglia. Dopo per loro c'era la novità del ritorno di Martino, tante aspettative, sicché io con i ragazzi stamani ci siamo sentiti, parlati e io ho detto noi bisogna fare quello che siamo in grado di fare, punto. È nelle nostre corde, sappiamo che lo possiamo fare, gli altri sono stratosferici, ma anche noi lo siamo, non pensate che voi siete tanto inferiori, quindi noi facciamo il nostro e vediamo poi dove si arriva e siamo arrivati alla gioia. Abbiamo fatto un lavoro straordinario, a casa, alle prove in piazza, siamo riusciti a portare in festa tutto il popolo. Sono serviti 19 punti con gli spariti per portare a casa questa lancia. Che giudizio dai del lavoro fatto anche dall'altro giostratore, da Saverio? No, abbiamo fatto un grandissimo lavoro, Saverio ha dimostrato di essere un grande dopo il brutto esordio che ha fatto l'anno scorso. Si è rimboccato le maniche, ha messo tutto nel cassetto e ora sta dimostrando quello che è veramente lui. Una serata, non penso mi ci vorrà un mesetto per crederci e realizzare, perché è una cosa che sinceramente è stato sempre un sogno, ho sempre lavorato tanto, ma arrivarci è, non lo so, non so come descrivere. Arrivarci e soprattutto vincerla agli spareggi, quindi con un'adrenalina ancora più La grande. mia terza giostra, non mi sarei mai aspettato una giostra così. E soprattutto di poterla chiudere e vincere. Che è appunto proprio il capitano che in questo momento